L'isola una volta era stata teatro di una storia d'amore. Forse lo sarebbe stata di nuovo. Alice mi aveva parlato della residenza Cauldron Lake. Il vecchio edificio era stato un albergo, ma ora non era più aperto al pubblico. C'era un vecchio generatore collegato al cavo elettrico. Ok, darò un'occhiata in giro. Certo, divertiti. Era un posto magnifico. Speravo davvero di poter riposare, dormire, dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici, lì. Alice? Tesoro! Sullo scaffale c'era una scatola piena di libri di Thomas Zane. Non l'avevo mai sentito nominare. I visitatori cominciano già ad arrivare per la festa. La vecchia porta doveva avermi ingannato. Alice non sarebbe mai uscita al buio. Riuscirò a strappargli un'intervista? Ora via alle telefonate. Ehi, sei su KBFFM. Ciao, Pat, sono Rose. Ah, ciao, Rose. Che mi racconti? So chi è l'artista famoso. È Alan Wake, vero? È il mio preferito. Beh, Rose, io... L'ho appena visto alla tavola calda. Oh, sono così felice che sia qui. Sono certo che anche lui ne è felice. Beh, gente, ormai non è più un segreto. Qui Pat Main su KBFFM. E ora musica. Ottimo, non dovevamo dare nell'occhio, eh? L'acqua era nera. Non potevo fare a meno di immaginare orrori di ogni sorta agitarsi nelle sue profondità. Sono di sopra. Ho una sorpresa per te. Sorpresa! Alice, e questa cos'è? Devo confessarti una piccola cosa. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere, che l'aria ti avrebbe... Dannazione, Alice! Tu! Tutti voi cercatemi! Ehi, aspetta, ascoltami! Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare? No, non è così! No! Alan! Alan! Ah, no, basta, no! Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare. Oh.
dannazione. Alice. Alice! No! Alice! L'oscurità pervase il cottage. La luce era saltata. Alice, arrivo! Va tutto bene! Arrivo! Aiutami! No! Continua. Svegliati. Alice! Svegliarsi nell'auto incidentata fu come lasciare un incubo per viverne un'altra. Non ricordavo come fossi arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. Il telefono era muto. Dovevo cercare aiuto a piedi. Tra le cose di Alice c'era un libro, The Creator's Dilemma, del dottor Emil Hartman. La vista del libro fece riaffiorare il litigio con Alice. Non mi piaceva, e non mi piaceva l'aspetto compiaciuto di quel tipo in copertina. La stazione di servizio faceva al caso mio. Là avrei potuto telefonare, ma la strada nella foresta sembrava infinita. Ehi, c'è nessuno? I fogli sparsi erano pagine di un manoscritto intitolato Departure. Era il nome che avevo scelto per un libro che non avevo ancora iniziato. Il nome dell'autore era il mio, ma io non l'avevo scritto. Non ricordavo di averlo fatto. Sulla pagina il protagonista veniva attaccato di notte, nel bosco, da un uomo con un'ascia.
Nessuno! Vi prego, ho avuto un incidente! Le luci erano un buon segno. Forse non avrei dovuto arrivare alla stazione di servizio per trovare un telefono. C'è nessuno! Vi prego, ho avuto un incidente! Ehi! Ehi, tu! Se non venite... C'è stato un incidente! Perdete... Mi serve aiuto! La caparra! Io... Splendido. Devo... ...in affitto... Strike Falls! Oh, merda! Carl... Stati. Piacere. Di conoscerla. Si richiede... Una caparra per prenotare... Patti... Chiari. Dovevo trovare in fretta una via d'uscita. Stucky poteva spuntare da un momento all'altro con un'ascia in mano, come Nicholson in Shining. Durante la vostra permanenza, vi consiglio di fare... Trekking! E l'ultima mo? Sì. I suoi comprovati... Polizia di Bright Falls, come posso... Vi consentiranno... due piccioni con una... Il bulldozer era caduto dalla scogliera insieme all'ufficio. Speravo che Stucky avesse fatto la stessa fine, ma non sarei restato lì per accertarmene.
testa era insopportabile. Non avevo mai sparato fuori da un poligono e avevo appena ucciso qualcuno o qualcosa. I corpi non c'erano, erano scomparsi. Se era un sogno, era così realistico da darmi la nausea. L'oscurità della foresta non era affatto invitante, ma non avevo scelta. Dovevo arrivare alla stazione di servizio. La torcia illuminò inquietanti graffiti dipinti a mano. Vicino era stata nascosta una cassa di rifornimenti. Quello che diavolo era? Quando vidi il fiume scorrere là sotto, qualcosa scattò nella mia mente. Capii che dovevo trovare il modo di attraversare. L'acqua non volevo nemmeno guardarla. Stachi era ancora là fuori, nel buio, che mi dava la caccia.
Le scale erano danneggiate. Dovevo trovare un altro modo per salire. Posseduti. Sono posseduti. Tutti quegli attrezzi doveva pur esserci qualcosa che mi permettesse di arrivare in cima. Sono uscito a prendere una boccata d'aria e che notte mi ha colto.
Molti di voi forse saranno già a letto, ma se siete ancora in piedi, approfittatene. Uscite e respirate bene. C'è un tempo parte, chi mi terrebbe compagnia per tutta la notte se non ci fosse? Oh, ma sembra che non sia il solo a fare le ore piccole. Amico, sei in onda? Ciao Pat, sono Maurice Orton. Ciao Maurice, che fai di bello? Beh, stavo portando fuori i topi. Ah, non è bellissimo là fuori? Sì, ma Pat, ho chiamato perché Toby ha sentito qualcosa muoversi nel bosco ed è scappato a cercarlo. E ora non lo trovo più. Forse un coniglio. Certo, Toby ama i conigli. Sì, forse. Beh, ad ogni modo, la stazione di servizio era vicina, la sua luce un baluardo nell'oscurità.